change my room to white. È così che vogliamo cominciare il nostro video. Ci troviamo da Wildfox e in questo momento vi abbiamo fatto vedere Amazon Alexa, ovvero l'assistente vocale proprio di questo smartphone. E possiamo controllare diverse cose all'interno della nostra casa, quindi svolge diverse azioni all'interno della domotica, come per esempio cambiare proprio la luce di questa lampadina. Parliamo ora dello smartphone, andiamo a sbloccarlo. Parliamo in questo caso del Wildfox Swift 2, è disponibile anche lo Swift 2 Plus. Cosa cambia tra i due? Lo Swift 2 ha 13 megapixel di fotocamera, un processore della serie 400 di Qualcomm Snapdragon, e 16 GB di memoria RAM e 16 GB di memoria interna e 2 di memoria RAM. Un pannello frontale da 5 pollici in HD, mentre per il Plus abbiamo una versione, diciamo abbiamo un upgrade. Nel frattempo Amazon Alexa continua a parlare, scusateci. E abbiamo 16 megapixel per la fotocamera posteriore, 32 GB di memoria interna e 3 di RAM, un pannello sempre da 5 pollici HD. Qual è la particolarità di questi smartphone? È che a bordo troviamo un software praticamente stock. L'ultima versione di questo smartphone è, andiamo a vederlo subito insieme, la 7.1.2, quindi abbastanza recente. Sappiamo che adesso è uscito Android O, abbiamo chiesto allo stand e ci hanno detto che stanno lavorando per un futuro aggiornamento nei prossimi mesi, ma ancora non abbiamo la certezza. E abbiamo detto quindi un software praticamente stock, personalizzato solamente in alcuni punti, come per esempio le icone o anche nei colori dell'interfaccia di questo smartphone. Ovviamente è compatibile anche con Android Pay. Abbiamo anche l'upgrade di questo smartphone, abbiamo il 2 Plus nell'altra versione, ovvero facciamo vedere anche lo smartphone, vediamo qui alla luce se si vede bene. Abbiamo sempre 16 megapixel per quanto riguarda la fotocamera posteriore, con lo sblocco, il sensore fingerprint sotto, 3.32 sempre, ma a differenza di quest'ultimo abbiamo un pannello da 5.2 in Full HD, una batteria da 3010 mAh con supporto alla Quick Charge 3.0. abbiamo già detto che è presente anche il supporto ad Android Pay. Beh ragazzi, cos'altro dirvi, a parte che questo telefono, grazie alla sua compatibilità con Amazon Alexa, è veramente fighissimo, e passatemi il termine. Un saluto da Leonardo per gizblog.it.